È notizia di questi giorni che dopo le contestazioni anticlericali da parte di alcuni studenti universitari romani, il Vaticano ha annullato la visita di Papa Benedetto XVI prevista per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università La Sapienza di Roma. Sentiamo le opinioni di un docente del mondo universitario catanese. Ringrazio per l'opportunità che mi si dà di esprimere anche televisivamente qualcuno dei pensieri sull'argomento in questione, che ho avuto occasione di mandare via internet agli amici miei. Carissimi tutti, appresa la notizia che il Papa ha annullato la sua visita alla Sapienza e l'applauso con cui questa decisione è stata accolta dagli studenti radunati in assemblea, sarei un ignavo e peggio ancora un vile come uomo che ha dedicato il suo lavoro all'università e più in generale come cittadino italiano se tacessi che nello stesso istante non rammarico ma più, molto più dolore, impotenza, menomazione della mia libertà si sono impossessati del mio animo. Agli occhi miei la Sapienza, tra virgolette, è ancora Università de Iure. Ma dopo questo luttuoso evento, certo non più università di fatto, non più cioè luogo fisico e in uno comunità di anime intelligenti in grado di accogliere, valutare e dibattere l'universo mondo delle idee pensabili. Credo che la situazione creata, lungi dal costituire la pretesa esaltazione del pensiero razionale o la rivendicazione della conculcata libertà scientifica di Galileo, abbia determinato uno straordinario istantaneo impoverimento dell'Italia precipitata nell'inferno dell'ignoranza, del buio e della paura delle idee e dei sentimenti altri. Galileo fu convocato, interrogato ed ascoltato da quella vecchia. Ma ben peggiori sono i segni che colorano l'alba della nuova Inquisizione. E soprattutto ho pietà per quei poveri giovani ignoranti, resi tali da una società ignorantissima, i quali hanno applaudito alla notizia dello scongiurato, tra virgolette, evento terribile, la visita del Papa all'università, fatto della cui gravità non hanno avuto la minima percezione. Ma, carissimi, chi semina vento raccoglie tempesta, che Dio abbia pietà ancora più del dovuto per questa nostra povera smarrita Italia. Mario Strano.